Sono sull'argine dell'Amone a Boncellino, nei pressi del ponte ferroviario. Nonostante la zona sia di fatto preclusa, sono venuto lo stesso perché mi sembrava giusto far vedere a tutti lo spettacolo che si presenta agli occhi di chiunque sia qui sull'argine, ed è qualcosa che lascia letteralmente indignati. Questo è il fiume. È presente una quantità inimmaginabile di tronchi, detriti, immondizia, rami, alberi, tutto materiale, tutti detriti che sono stati raccolti dal fiume e portati a valle. Questi detriti hanno impattato sul ponte, il ponte ferroviario, e hanno creato una sorta di sbarramento. Questo sbarramento ha provocato l'esondazione del fiume, che poi vi farò vedere. La cosa che lascia letteralmente indignati è che tutti questi detriti non ci sarebbero dovuti essere. Il governo infatti ha stanziato decine e decine di milioni di euro affinché fosse fatta manutenzione, gli alvei fossero puliti, gli alberi fossero tolti e non fossero lasciati detriti a causare quello che state vedendo. Un anno e mezzo fa c'è stata un'altra alluvione che ha creato dei danni importantissimi alla nostra provincia. Per un anno e mezzo Bonaccini, La Priolo, De Pascale, tutta la dirigenza del PD e tutta la dirigenza regionale non ha fatto altro che urlare contro il governo senza assumersi minimamente le proprie responsabilità. Se invece di urlare contro il governo avesse fatto tesoro di quello che non avevano fatto nei decenni precedenti e avessero portato a termine tutti quei lavori di manutenzione del territorio, forse oggi non saremmo qui a mostrarvi questo spettacolo, questo scempio. Ci sarebbe la necessità che questa classe dirigente si dimettesse, perché questa ne è la dimostrazione palese della loro incapacità a governare. Guardate, tronchi. Si vedono molte canne, ma sotto vi assicuro che ci sono degli alberi. Ecco, qui se ne vede qualcuno. Là sono addirittura presenti delle manichette. È presente ogni genere di immondizia, ma soprattutto alberi a non finire, tronchi a non finire, che nel momento in cui hanno sbattuto sui piloni, contro i piloni del ponte, hanno creato uno sbarramento. Lo sbarramento ha fatto esondare il fiume, in parte l'argine è sgrottato, è invaso la campagna, ha sommerso strade, case, campi, provocando danni inimmaginabili. Tutto questo perché qualcuno nell'ultimo anno e mezzo ha ben pensato di andare in giro per la provincia, per la regione, a fare campagna elettorale, ha ben pensato di non assumersi le proprie responsabilità, ha ben pensato di individuare dei colpevoli che niente avevano a che vedere con le responsabilità dell'alluvione del maggio del 2023, e non ha fatto niente. Oggi questo è il risultato. Se fossero stati impiegati quei denari a mantenere pulito il fiume, a tenere puliti gli alvei, questo danno oggi non ci sarebbe. Tutta questa vegetazione non sarebbe presente, non si sarebbe creata una sorta di diga, il fiume non sarebbe esondato. Quindi c'è un'intera classe di amministratori che dovrebbe dimettersi, non andare in giro e proporsi come il buon governo della regione, dovrebbe semplicemente vergognarsi e dimettersi, perché questo è il risultato della loro amministrazione.